Allora, benvenuti a tutti nuovamente. L'obiettivo di oggi è quello di andare a parlare di visibilità e contesti in cui questa viene applicata. Qual è il punto di partenza fondamentale? Il punto di partenza è il principio che già vi enunciavo la volta scorsa nella lezione sincrona, di realizzare usando il linguaggio orientato agli oggetti, il principio dell'incapsulamento. Cosa significa incapsulamento? Incapsulamento significa che, data una classe, questa classe definisce una struttura in cui i dati sono incapsulati all'interno degli oggetti. Ricordatevi che la classe definisce la struttura e gli oggetti sono le entità che poi effettivamente esistono durante l'esecuzione del programma. Quindi la classe definisce come sono fatti e gli oggetti poi hanno un'esistenza propria durante l'esecuzione del programma. Esistenza che viene avviata quando facciamo un'operazione di new di un nuovo oggetto. Quindi l'idea è che ciascun oggetto abbia i propri oggetti incapsulati, nascosti all'interno. Infatti si parla anche di information hiding, ovvero nascondere le informazioni all'interno degli oggetti, permettendo di accedere a queste informazioni soltanto tramite una serie di operazioni predefinite. L'avevamo messo in pratica nella classe persona, che io vi riprendo qui. Allora, ve la ingrandisco. Come facciamo a mettere in pratica l'incapsulamento barra information hiding? Andiamo a definire privati tutti gli attributi. E questo è quello che noi facciamo normalmente. Quindi quando definiamo un attributo, in assenza di altre motivazioni o esigenze, lo andiamo a definire come privato. La definizione di privato sostanzialmente definisce quello che è il contesto o scope. Ricordatevi che scope in inglese significa contesto. Ok? Quindi non è lo scopo, l'obiettivo. Scope quindi è contesto. Quindi la parola chiave private di fatto limita il contesto di visibilità, ovvero il contesto in cui io posso utilizzare quel particolare attributo. O metodo, perché comunque la parola chiave private la posso anche usare davanti a dei metodi, riducendo la visibilità, nascondendo, e con la parola chiave private, che è quella che riduce il contesto di più, andando a incapsulare quegli attributi all'interno degli oggetti. Quindi, principio base da seguire sempre, poi qualche eccezioncina la troviamo, ma sono veramente poche. È quello di dire i nostri attributi sono privati e quindi è possibile accedere a questi attributi soltanto attraverso dei metodi. Per cui, ad esempio, il metodo stampa legge la matricola e il nome, leggi matricola è il metodo che permette di accedere alla matricola in lettura, modifica matricola permette di accedere in scrittura. Esattamente, allora, quando noi mettiamo private, stiamo dicendo che quell'elemento è visibile soltanto all'interno della classe in cui è definito. Quindi, sostanzialmente, i due livelli che per ora abbiamo visto sono pubblico e privato. Privato vuol dire il nostro elemento, dico elemento perché private può essere applicato sia ai metodi che agli attributi. Il nostro elemento è visibile soltanto all'interno di questa classe. Quindi lo scope per l'appunto è quello della classe. Se metto public, lo scope è pubblico, quindi il contesto in cui questo nostro elemento, metodo o attributo è visibile è sostanzialmente tutto. Okay? Quindi questo per riepilogare. Quindi
Quando un membro è il termine generale per indicare attributi e metodi, è dichiarato come privato, è visibile all'interno della stessa classe, ma non è visibile in altre classi. Quando invece un membro è dichiarato come pubblico, è visibile sia all'interno della propria classe che in altre classi. Okay? Quindi abbiamo diversi livelli di visibilità. A questo punto, se abbiamo l'esigenza di accedere a degli attributi che, secondo la nostra, il nostro modo, normale di operare, sono, normalmente privati, quindi hanno uno scopo limitato alla classe, andiamo a definire dei metodi appositi. La volta scorsa io ve l'ho chiamati leggi matricola e modifica matricola. Ok? Normalmente i nomi che si usano sono public int get matricola return matricola oppure per i metodi che vanno a modificare un valore, public void perché non restituisce nulla, set matricola, int nuova matricola. Fatemi usare lo stesso nome così posso copiare semplicemente il codice di prima. Quindi questa convenzione di utilizzare get e set è abbastanza universale e non si applica soltanto a Java. È una convenzione molto utilizzata perché se io voglio utilizzare una classe scritta da qualcun altro, e vedo dei metodi che si chiamano get e set, immediatamente capisco che sono dei metodi che servono per andare a scrivere e leggere degli attributi della nostra classe. Questi metodi di scrittura o di lettura si chiamano getter. Metodi che prendono e setter, metodi che definiscono. Quindi quando parliamo di metodi getter e setter, intendiamo metodi che sostanzialmente permettono di leggere e scrivere attributi che sono definiti privati e quindi non sono accessibili altrimenti. Ok? La convenzione vuole che i metodi getter e setter inizino per l'appunto con get e set e siano seguiti dal nome dell'attributo che andiamo a modificare. Convenzione molto molto semplice che ci permette di capire quando il tutto, cioè quando un metodo serve per leggere o scrivere un attributo. Di solito c'è un'altra convenzione, domanda, vengono utilizzati dei setter per settare più attributi di un oggetto? Allora, tendenzialmente no, i metodi setter si chiamano così soltanto se vanno a impostare un unico attributo. Quando ho un metodo per impostare più attributi di un oggetto, di solito un metodo che non si chiama setter, è un metodo normale e quindi anche perché in generale quando vado a scrivere più attributi, non è detto che l'operazione sia, tra virgolette, semplice. Magari devo andare a garantire delle regole di invarianza, di consistenza dei dati. Quindi no, non è detto che sia semplicemente scrittura o lettura di un metodo. Anche i set, allora, la domanda era sui set, sui getter, scusate, sui setter, ma anche i getter, normalmente i metodi getter leggono un unico
attributo. Se fanno operazioni multiple su più attributi, normalmente non si chiamano getter e setter. Vi dicevo, c'è una piccola variante rispetto ai nomi. Quando io ho un attributo private boolean, chiamiamolo così, in vacanza, il metodo getter per l'attributo in vacanza, invece di chiamarsi public boolean get in vacanza, che è quello che potremmo andare a intuitivamente a definire, di solito viene chiamato, altra convenzione abbastanza diffusa, is in vacanza. Quindi è come se io facessi una domanda: is in vacanza? È in vacanza? Quindi return in vacanza. Okay. Questo lo vediamo molto spesso, getter per attributi boolean. Quindi di nuovo, appena detta la regola, cioè usiamo sempre get e set come prefisso, abbiamo già visto un'eccezione, ovvero per gli attributi. Ma perché? Perché semplicemente l'idea è di andare a permettere quella che è una scrittura un po' più del codice, che sia più leggibile. Quindi io posso leggere il codice come, quasi come fosse una frase in linguaggio naturale. E quindi molto molto semplice. Le cose si complicano un po' nel momento in cui andiamo a introdurre un nuovo costrutto che è presente nel linguaggio Java e che è quello di package. Allora, che cos'è un package? Un package è nulla di più che un insieme di classi. È un, se volete, l'unità modulare che è subito un pochettino più grande della classe. Quindi il modulo minimo che noi abbiamo all'interno di Java è la classe. Abbiamo detto che non possiamo avere né variabili isolate né funzioni isolate, ma possiamo avere, per l'appunto, classi. Ecco, quindi il modulo minimo in Java è la classe. Se voglio espandere un po', quindi avere un insieme di classi, ecco, questo è quello che si chiama un package. Un package molto semplicemente è come fosse, in realtà Java lo implementa in questo modo, una cartella in cui vado a mettere un insieme di classi. Normalmente metto dentro un package un insieme di classi che sono correlate tra di loro. Okay? Non metto le classi a caso o per ordine alfabetico. Okay? Quindi l'idea è, all'interno di un package metto delle classi che siano legate tra di loro, in modo che possano essere trattate come un tutt'uno. A questo punto, quando abbiamo un package, le regole di visibilità devono essere un pochettino variate, perché se public mi dice scope di visibilità aperto a tutto il mondo e private mi dice scope di visibilità aperto soltanto alla classe, è ovvio che se ho un qualcosa che è un po' più grande della classe, vorrei poter avere un modo di andare a definire un contesto di visibilità che sia il package. Posso, allora, domanda sulla sintassi del getter, eccolo qua. Vado a fare get matricola. Ovviamente, quando devo utilizzarlo, non farò leggi matricola, ma farò get matricola. Per cui è facile andare a leggere. Ovviamente
Boolean vacanza è uguale a P punto is in vacanza. Vedete che si legge P è in vacanza. Allora, avete visto prima che qui invece di utilizzare get matricola c'era un leggi non matricola matricala. Quindi io la scorsa lezione avevo sbagliato a scrivere il nome del metodo. Può succedere, può anche succedere che voi decidiate di cambiare un nome perché magari è più significativo un nuovo nome di quello che avevate dato all'inizio. Quello che potete fare è ovviamente andare a modificare qui, andare a modificare in tutte le classi che utilizzano quel nome. Nome di attributo, ma potrebbe anche essere il nome di una classe. E ovviamente per la legge di Murphy vi dimenticherete almeno un punto in cui c'è quel metodo utilizzato e sarà sicuramente quello che fa più danni. Quindi è un'operazione molto delicata andare a cambiare i nomi. Per questo motivo Eclipse, ma in realtà tutti gli ambienti integrati di sviluppo, vi forniscono un supporto per andare a fare quello che si chiama un refactoring. Che cos'è il refactoring? Il refactoring, definizione spicciola, è modifica della struttura del codice senza cambiare le funzionalità. Se io cambio il nome di un metodo, sto facendo un refactoring, perché il codice fa esattamente la stessa cosa di prima, semplicemente ho cambiato il nome del metodo. Quello che posso fare è andare a selezionare il mio metodo, di cui voglio cambiare il nome, e i cui riferimenti voglio anche cambiare. Posso fare un clic destro, andare a scegliere refactor, okay? Per cui stiamo parlando di un refactoring, modifica della struttura del mio codice, in particolare in questo caso il nome, senza modificare le funzionalità. E quindi vado a scegliere rename. Okay, vedete che qui ci sono anche le scorciatoie da tastiera, ovviamente quelle che vedete qua sono quelle che funzionano sul Mac, credo che su Windows sia Alt, Windows R o qualcosa del genere. Okay? A questo punto, rename, vedete che mi appare qui sotto questo press invio to refactor e qui questa cosa mi è stata evidenziata. Vedete, c'è una leggera box attorno a questo nome. Quindi invece di leggere e di dire leggi matricola, posso andare qui e andare a dire leggi matricola. A questo punto premo il tasto di invio e salvo, ok? E se vado a vedere nell'esempio, automaticamente vedete che anche qua mi ha modificato matricola. Okay? Quindi in questo modo io posso andare a fare un'operazione di modifica e questa modifica viene propagata in tutti i punti in cui quel nome viene utilizzato. La stessa cosa io la posso fare, ad esempio, se vado ad aprire il progetto, default package, vado a prendere persona, se io faccio un clic destro su persona, posso andare anche qui a fare refactor, rename e cambiare il nome della classe.
non lo faccio perché altrimenti ci scombina e poi non ci troviamo più con i nostri esempi precedenti, però qui posso andare a mettere il nome di una classe e automaticamente il nome della classe verrà cambiato il nome in tutti i punti di altre classi che fanno riferimento a quella specifica classe. Okay, spero di aver risposto all'ultima domanda che immagino fosse in questa direzione. Stavamo parlando di package. Il package, abbiamo detto, è un insieme di classi contenute a cui possiamo applicare anche delle nuove regole di visibilità. In modo che, ad esempio, se io ho un insieme di classi, una classe deve essere visibile da tutti perché è quella utilizzata, ci sono altre classi che sono di supporto, ma che ragionevolmente dobbiamo andare a nascondere perché non servono, quindi semplifichiamo la vista, quindi di nuovo, information hiding. Voglio nascondere il più possibile agli utenti di una classe o di un package in modo che vedano soltanto l'essenziale. Soprattutto il grosso vantaggio è che con l'information hiding ho gli utenti della classe o del package o di un qualunque modulo hanno una vista semplificata, quindi non devono andare a perdersi nei dettagli, vedono soltanto quello che serve a loro. Due, se io voglio fare una modifica interna al nostro modulo, sia una classe che sia un package, lo posso fare perché quei dettagli interni non sono visibili all'esterno e quindi non vanno a impattare in nessun modo chi già utilizza la classe o il package. Quindi l'idea di nascondere il più possibile mi semplifica la vita se sono un utente e mi permette molta più libertà nell'andare a fare le modifiche se sono uno sviluppatore. Okay? Quindi il vantaggio dell'information hiding è duplice. Ok, perfetto, grazie. Direi che interagite già voi sulla chat, quindi vado avanti sui package. A questo punto, piccolo esercizio. Voi avete fatto tutti, se non sbaglio, il corso di APA, algoritmi e programmazione. Proviamo a definire una struttura dati molto semplice, la più semplice che ci sia, una lista. Okay? Diciamo una lista di interi. Come la creiamo? Allora, non sto a entrare nei dettagli perché probabilmente ne avete già viste e scritte un sacco in C. Allora, provo a farvi la definizione di una lista partendo non dalla struttura, ma dall'uso. Quindi vado qui nel mio default package, vado a fare new class e questo lo chiamo esempio lista interi e chiedo a Eclipse di aggiungermi un metodo main. Okay. Di nuovo, ho creato un'altra classe con un metodo main, l'abbiamo detto sostanzialmente nella prima lezione. Io posso avere tante classi con il metodo main quante voglio. Okay? Il punto è che quando lancio l'esecuzione vado a indicare alla Java Virtual Machine qual è la classe di cui voglio eseguire il metodo main come entry point di esecuzione. E questo è molto comodo per fare degli esempi, poi nella pratica, nella realtà, normalmente all'interno di un mio progetto ho un unico metodo main. Okay? Potrei averne di più se mi servono metodi main aggiuntivi per fare, non so, test o altre cose di questo tipo. A questo punto,
voglio andare a costruire una lista. E come voglio costruire la lista? Beh, diciamo che una lista corrisponde ad un oggetto di tipo lista. Quindi lista, diciamo, visto che parliamo di lista interi, chiamiamo lista interi, perché possiamo avere liste di vari tipi, quindi lista interi L uguale new lista interi. Ovviamente nel momento in cui io vado a scrivere questo, Eclipse mi dice guarda che lista interi non esiste. E io lo so benissimo. Però fatemi finire questa enunciazione dei requisiti della lista e dopo andiamo a risolvere tutti i problemi. Ok? Se volete questo è requisito 1. Requisito 2 è posso aggiungere nuovi elementi tramite il metodo add. Quindi l.add 5, ma anche l.add 3, eccetera. Piccola parentesi, io sto usando lo schema di colori, diciamo, scuro. Non avete problemi, vero, a vedere il tutto a casa? Ok, perfetto. La risoluzione so che va bene, il problema è che in aula a volte se uso lo sfondo nero non si vede un tubo. Volevo essere sicuro che, sì, personalmente lo preferisco anch'io, però... benissimo, ottimo. Quindi chiudo la parentesi. Allora, andiamo avanti così. Ok, allora, grazie del feedback. Se voi avete lo sfondo bianco, e quindi quello normale, non quello, diciamo così, notturno, poi andate su Eclipse e volete modificarlo, potete andare a Eclipse, preferenze, general, apparenza, appearance, e poi avete team, avete dark, classic, dark, light, system. Quindi se scegliete dark, ovviamente... ok? In realtà non volevo farlo, mi è partito subito. Allora. Vediamo se migliora così. Sistema è orribile, scusate, per farvi vedere gli esempi. Ok. Siamo tornati a tutto, perfetto. Attenzione, la colorazione della sintassi è un qualcosa che viene fatto comunque, è probabilmente più evidente sul nero rispetto al bianco. C'era una domanda che adesso è scorsa su in chat, la domanda è, ma inseriamo in testa o in coda? Giusto, è una domanda corretta. E quindi,
diciamo che il requisito 2 mi dice semplicemente che posso aggiungere gli elementi, il requisito 3 mi dice gli elementi vengono aggiunti in testa. E posso vedere cosa c'è in testa con il metodo testa. Quindi int t uguale l.testa. Okay. Vedete che allora ho degli errori qua sulla classe, ma non ho degli errori su add e testa, perché semplicemente il compilatore, visto che non esisteva, non è ancora definita la classe lista interi, ha smesso di darmi gli errori. Non può dirmi che add è sbagliato, perché L, che è di tipo lista interi, non è ancora stato definito. Okay? Però, ovviamente add e testa, anche quelli sarebbero potenzialmente degli errori, perché non c'è la classe, ovviamente a maggior ragione non ci sono neanche i metodi. Okay? R4, posso sapere quanti elementi sono presenti nella lista con il metodo quanti. Quindi int n uguale l punto quanti. Via di questo passo, ok? Mi fermo un attimo qua e a questo punto proviamo a risolvere tutti i problemi. Scusate, faccio anche un system.out, così almeno abbiamo un minimo di output. Abbiamo detto questa è la testa T e poi andiamo a stampare anche quanti ce ne sono, andiamo a mettere n. Allora, il nostro codice è errato, come al solito, lo vediamo dalla linea che sta sotto lista interi, dal marker che sta sul bordo, che mi dice guarda che lista interi non è un tipo. Rispetto al marker che abbiamo visto la volta scorsa e che può apparire, ad esempio, qui, se io tolgo un punto e virgola, vedete che c'è proprio il bollino rosso qui sul margine, quindi il bollino rosso con la X bianca. Quello che vediamo qua, c'è il bollino rosso, la X bianca, e di fianco c'è, ce l'avete sul vostro PC, lo vedete, una lampadina. Che cosa vuol dire la lampadina? La lampadina vuol dire che Eclipse ha un'idea. Un'idea su cosa? Su come risolvere il problema. In effetti, se io vado qui con il cursore sul nome lista interi che non è definito, Eclipse mi dà l'errore, quindi lista interi cannot be resolved to a type, quindi si aspetta che lista interi sia un tipo per una classe, perché ho dichiarato una variabile, quindi lì o c'è una classe o c'è un tipo primitivo. E dopodiché mi dà una serie di quick fix, quindi possibili soluzioni veloci al problema. Domanda, in termini di riempiego del codice è poco produttivo imparare i metodi in italiano? Sì, ma infatti noi la stiamo scrivendo da zero come esempio. Vedremo tra 2-3 settimane che in realtà queste classi sono già definite nelle librerie standard Java e ovviamente hanno i metodi in inglese. Okay? Quindi questo è giusto un esempio di una classe che
possiamo scrivere che sia un po' meno banale di persona. Quindi, lista interi, che cosa possiamo fare? La prima opzione che ci viene data è crea una classe che si chiama lista interi. In effetti è quello che vogliamo fare. Quindi Eclipse ha avuto una buona idea. Attenzione, Eclipse con questi suoi suggerimenti è molto utile, ci permette di fare le cose in maniera molto molto veloce. Tuttavia, attenzione perché non è detto che Eclipse sappia che cosa volete fare voi. Quindi non sempre il primo dei suggerimenti che vi fornisce Eclipse è quello che voi effettivamente volete andare a implementare. Quindi occhio, capite che cosa vi suggerisce Eclipse, sappiate cosa volete fare voi e di conseguenza scegliete l'opzione giusta. Okay? La scusa che negli anni passati qualcuno ha portato quando ha preso un voto non eccezionale dell'esame dicendo ma Eclipse che me l'ha suggerito, ecco, non è valida. Ok? Perché vuol dire che non avete capito, non avete in mente che cosa volete fare voi. Eclipse semplicemente vi dice cosa è possibile fare e voi dovete andare a scegliere un'opzione, ammesso che le opzioni che vi dà Eclipse siano giuste. Okay? Quindi il grosso vantaggio è che io facendo un click qua mi ritrovo già una classe pronta, cioè le informazioni qua, quindi faccio finish e mi ritrovo qua la classe già realizzata. Okay? Quindi invece di fare new class, scegliere il nome, eccetera, eccetera, Eclipse me la crea direttamente. Una volta creata la classe, vedete che add, testa e quanti iniziano a essere segnalati come errori. Di nuovo, a questo punto il compilatore ha trovato la classe, è vuota e non ha questi metodi add, testa e quanti, per cui mi dice attenzione, add, testa e quanti non sono definiti. A questo punto posso utilizzare lo stesso meccanismo, quindi vado qui, dice il metodo add di int non è definito tipo lista interi, e quindi due possibili soluzioni, uno è crea un metodo oppure cerca di cambiare L, che in questo caso non ha senso. Noi vogliamo creare il metodo add nel lista interi. E quindi Eclipse che cosa fa? Va a vedere come è fatto il metodo add. Innanzitutto capisce che è un parametro di tipo intero, vede che non c'è nessun valore di ritorno utilizzato, quindi presuppone che il tipo di ritorno sia void, e mi genera questo metodo all'interno della classe interi. Salvo, torno qua, a questo punto add non mi dà più errore, perché il metodo l'abbiamo appena definito. Stessa operazione con testa, quindi crea il metodo testa. Okay. E poi quanti, crea il metodo quanti. A questo punto, a partire da un esempio, noi siamo riusciti tramite l'esempio a specificare che cosa deve fare il nostro, la nostra classe lista interi. E con l'aiuto di Eclipse a costruire in maniera molto veloce il codice. Il codice che ci permette di avere quantomeno sintatticamente un qualcosa che funziona. È ovvio che se io vado a eseguire questo codice, quello che ottengo è testa 0, quanti 0. Ovviamente il codice generato automaticamente da Eclipse contiene questo to do, auto-generated method stubs. Mi mette un return 0 proprio perché il tipo di ritorno è int e quindi deve esserci un'istruzione di return. Però il resto è vuoto, perché Eclipse non è che ci legge nella mente o legge i nostri commenti e quindi sa fare il codice. Okay?
Diciamo che la ricerca in intelligenza artificiale deve fare ancora un certo numero di passi per poter prendere questo codice e generare in maniera automatica anche il contenuto dei metodi add, testa e quanti. Okay? Devono passare un po' di anni, okay? Prima che sia credibile. In quali casi il return doveva essere omesso? Torno qua sulla lista interi. Vedete che return c'è quando il tipo di ritorno non è void. Quando è void, vedete che non c'è nessun tipo, non c'è nessun return. Okay? Devo mettere il return perché altrimenti devo mettere. Eclipse ha messo il return sostanzialmente perché altrimenti se io non mettessi questo, il compilatore mi dà un errore, mi dice attenzione, il metodo dovrebbe restituire un risultato di tipo int. Quindi Eclipse mette un valore 0, standard, ma nulla di più. Garantisce che il codice sia sintatticamente corretto, che cioè un metodo che deve restituire un int abbia un ritorno di un valore intero. E rimetto il valore. A questo punto, andiamo a realizzare la nostra lista. Come realizziamo la lista? Suggerimenti? Allora, un paio di opzioni. Una classe nodo che abbia un riferimento a se stesso e sì, che abbia l'intero, un vettore, attributi, libreria standard. Ecco, ok. Potremmo utilizzare libreria standard? Sì, però. Diciamo che lo scopo di questo esercizio è per l'appunto andare a creare i classi, quindi questa soluzione non la seguiamo. Potremmo utilizzare un vettore, anche se in questo caso i vettori hanno il limite intrinseco che la dimensione la dobbiamo definire all'inizio. Quindi diciamo che seguiamo i due suggerimenti che c'erano prima, ovvero di utilizzare una classe nodo che permetta di andare a rappresentare i singoli elementi della nostra lista. Quindi, come utilizziamo la classe nodo? Allora, ragionevolmente abbiamo qui un attributo private, nodo, che andiamo a chiamare testa. Scusate. Qui che cosa faccio? Vado a creare un nuovo nodo, nuovo uguale new nodo, e poi vado a dire, scusate, ho indicato punto e virgola, nuovo punto next uguale testa. Faccio che utilizzare tutto in italiano, così. Nodo.prossimo uguale a testa e nuovo nodo.valore uguale i. E poi testa uguale nuovo. Assomiglia tantissimo a quello che aveste scritto in C, ok? Solo che qui avreste scritto qualcosa tipo nuovo freccia prossimo uguale a testa.
Non sarebbe più corretto utilizzare i setter? Allora, risposta breve, sì. Ho iniziato da questa versione che è più simile al C. Okay? Adesso vediamo poi come possiamo andare a modificare questa versione che è simile o C-like per renderla un pochettino più conforme ai principi di incapsulamento che sono tipici dell'approccio ad oggetti. Okay? In questo modo iniziamo da qualcosa che dovrebbe essere per voi familiare, okay? Più o meno lo riconoscete in questo codice, e poi andiamo a vedere come riadattarlo, anche perché non c'è un'unica variante, quindi i setter potrebbero essere un modo di risolvere il problema, ma ce ne sono anche altri. A questo punto, ovviamente, Eclipse ci segnala un altro errore, dice che nodo non c'è, e quindi chiediamo a Eclipse di crearci la classe nodo. E quindi qui andiamo a mettere nodo prossimo e int valore e mettiamo public, altrimenti di là non riusciamo a fare nulla. Okay? A questo punto, se noi definiamo un nodo in questo modo, qui il nostro inserimento in testa funziona correttamente. Detto questo, se vogliamo andare a recuperare l'elemento in testa, int valore uguale a testa.valore. Quanti? Lo possiamo implementare ovviamente in due modi. Uno, mantenendo un contatore. Due, andando ogni volta a scandire gli elementi e andando a contare quanti elementi ci sono, ok? Quello un po' più compatto e più veloce è fravet int conteggio e quindi ogni volta che noi abbiamo messo un nuovo elemento andiamo a fare conteggio più più. E qui andiamo semplicemente a restituire conteggio. Domanda, si poteva mettere l'inizializzazione a zero? Sì, qui, allora io adesso questo lo scrivo così. Questa inizializzazione che io qui ho scritto esplicitamente in realtà è inutile, nel senso che automaticamente il compilatore inizializza la classe in modo che gli attributi testa e conteggio vengano inizializzati a zero oppure a nulla. Okay? Testa non dovrebbe restituire zero, ma dovrebbe restituire valore. Okay? Grazie per l'osservazione. Okay? Quindi andiamo a sfruttare la nostra classe nodo scritta in questo modo, public e public. Quindi stiamo violando il principio che abbiamo iniziato prima di incapsulamento. D'altronde però stiamo utilizzando uno stile C per andare a realizzare il nostro codice. E poi vediamo come applicando il principio di incapsulamento riusciamo a renderlo un po' più orientato agli oggetti e un po' meno più procedurale, e quindi stile C. A questo punto, nel mio esempio interi, che prima ci dava come risultato 0 e 0, se io vado a eseguire, ottengo in testa 3, e in effetti la seconda operazione di aggiunta è stata del 3, e quindi quello è quello in testa, e ci sono due elementi. E poi possiamo aggiungere rimuovi, possiamo aggiungere un sacco di operazioni, ma per il momento concentriamoci sulla struttura, su come organizzare le classi e poi dopo vediamo come eventualmente estendere le funzionalità. Torniamo qui, quindi questo è un modo, diciamo, molto simile al C.
per poter creare una lista. Di fatto, nodo è molto equivalente a quella che è una struct in C, ok? Quindi in C avremmo scritto malloc size of struct nodo e basta. A questo punto il principio di incapsulamento ci dice: guarda che nodo è meglio non lasciarlo così tanto aperto. In generale è meglio evitare di accedere direttamente agli attributi, perché poi non si sa che pasticci possono succedere, e quindi la raccomandazione è: questi non metterli public, ma metterli semplicemente private. È ovvio che a questo punto abbiamo bisogno di metodi getter e setter. Li possiamo scrivere a mano, oppure se io vado a fare un click destro qua e vado a scegliere source, che sta proprio sopra il factor che abbiamo visto prima, source, e poi vado a scegliere generate getters and setters. Okay. Generate getters and setters. A questo punto vedete che mi elenca i due attributi che sono presenti nella classe su cui ho chiesto di fare questa operazione. Io posso andare a scegliere tutte e due così. Se vedete, mi genera un get prossimo, un set prossimo, get valore e set valore. E gli dico di dove li voglio mettere, in fondo, last member, quindi me li aggiunge in fondo, e pubblici, e quindi mi ha generato i getter e i setter. Okay. Avrei potuto farlo a mano, in questo modo un pochettino più veloce, e soprattutto quando mi faccio generare il codice da Eclipse ho la garanzia che il codice è sinteticamente corretto. Okay? Quindi più veloce e più corretto. Ogni volta che avete la possibilità di farvi generare qualcosa da Eclipse, fatelo, perché guadagnate sia in tempo che in correttezza. Okay? Quindi, ripeto, quando sono sulla classe posso andare a fare un click destro, source, e poi generate getters and setters, e poi vado a selezionare quali getter and setter voglio aggiungere. Vedete che ci sono tutta un'altra serie di opzioni di generazione del codice che permettono di andare a, ad esempio, posso andare a fare un toggle comment, che sostanzialmente commenta o decommenta una linea di codice, remove block comment, eccetera, eccetera. Okay? Correct indentation. A questo punto, avendo i getter e i setter, cosa succede? Posso qui non fare new prossimo uguale, ma nuovo punto set prossimo facciamo così, ve lo metto sulla riga sotto così nuovo punto set prossimo testa. Questo lo devo commentare perché ovviamente mi dà un errore di sintassi, e anche questo andrò a mettere nuovo punto set valore di testa uguale a nuovo, conteggio più più, ok, usiamo i metodi set e abbiamo mantenuto la nostra
così, il nostro principio di incapsulamento. Ovviamente anche qui testa.valore non può funzionare, quindi devo andare a dire testa.get valore. E a questo punto il tutto funziona e possiamo andare a rieseguire e troviamo sostanzialmente lo stesso risultato di prima. Attenzione, una mia raccomandazione è ogni volta che voi fate una piccola modifica, se avete il vostro main o l'equivalente, rieseguitelo velocemente, perché in questo modo avete un feedback immediato, perché se io qui avessi avuto un valore sbagliato o avessi avuto un null pointer exception o qualunque altro tipo di errore, me ne sarei accorto subito. Quindi basta un clic sul pulsante, automaticamente viene eseguito il programma, fatelo spesso. Ok? Prima osservazione che vedo in chat. Quindi il fatto che non ci sia la definizione di nodo qui dentro non importa, no, nodo è definito separatamente non è necessario né qui andare a includere nodo, né qui andare a definire un type def prima come si faceva in C con le strutture ricorsive, perché il compilatore Java che cosa fa? Legge tutto e poi va a verificare che i riferimenti incrociati o i riferimenti ricorsivi, come in questo caso, siano corretti. Quindi tutti quei problemi di includere il prototipo prima, fare un type def e poi definire la struttura in sé, eccetera, 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 è un qualcosa che qui non si pone, perché il compilatore non dipende dall'ordine di dichiarazione e quindi funziona tutto. Attenzione, questo funziona anche, c'è stata una domanda l'altro giorno su Slack, se io metto valore qua sotto non mi dà nessun problema, anche se qui faccio this valore e valore definito qua sotto. Ok? Poi normalmente per pulizia è meglio mettere gli attributi all'inizio, i metodi sotto, li separiamo, soprattutto per capire cosa fa la classe, ma da un punto di vista di linguaggio è assolutamente indifferente l'ordine. Allora, aspettate che torno a vedere le domande. C'è un modo di vedere se ci sono errori senza eseguire, e allora gli unici errori che noi siamo in grado di rilevare sono gli errori di sintassi, e questo il compilatore ce lo dice al volo. Il fatto che funzioni correttamente, no, cioè senza eseguire io non posso fare nulla. Domanda, quindi anche il più basso dei livelli di modularità, ovvero la classe, rispetta il principio di incapsulamento. Sì, allora sono io in realtà che glielo faccio rispettare, perché avete visto che nella prima definizione nodo aveva gli attributi prossimo valore pubblici, quindi Java mi consente di violare il principio di incapsulamento. Sono io, in realtà anche voi quando scriverete il vostro codice, a cercare di rispettarlo. Allora, ogni volta che si effettua un run il programma si salva. Allora, il programma non viene salvato automaticamente quando faccio il run, ma se io, allora, questo qua l'ho salvato, però se vado ad aggiungere una linea vuota qua, metto attributi, nel momento in cui faccio run, Eclipse mi chiede se voglio salvare prima di eseguire. E quindi
dando ok, mi salva e mi esegue il programma. Domanda, eseguendo run fa eseguire le classi che avete creato? Allora, attenzione, un modo per essere sicuri che venga eseguito questo è, come vi dicevo la prima volta, fare un clic destro sul nome della classe il cui main voglio eseguire, run as e poi Java Application. E questo esegue il main di quella classe specifica. Le volte successive, il pulsante di run quassù in cima è quello che riesegue tutto. Ok, c'è una domanda sul public, ma ci torno tra un attimo. Torno qua sulla lista interi. Scusatemi, mi è saltato la visualizzazione. Primo passo, abbiamo rispettato l'incapsulamento e abbiamo utilizzato i metodi set. Di fatto però questa coppia di linee di codice, set e set valore, sono sostanzialmente una forma di inizializzazione. Se ci pensate, devo semplicemente andare a inizializzare i due attributi. È la cosa, prima cosa che faccio. Ok? Quindi abbiamo visto che in Java, nei linguaggi di programmazione di oggetti in generale, l'inizializzazione di solito viene fatto tramite metodo particolare che si chiama costruttore. Quindi sarebbe molto meglio qui il nodo, invece di andare a chiamare set prossimo, set valore, definire un costruttore che permetta di inizializzarli in un colpo solo. D'altronde, se ci pensate, un nodo che non ha prossimo e valore inizializzati è un qualcosa che è inconsistente. Quindi l'obiettivo di una classe, cioè di un costruttore, è proprio rendere l'oggetto creato un qualcosa che sia corretto e consistente. Quindi creare un oggetto non soltanto allocando la memoria, ma andando a inizializzare gli attributi che permettono di rendere quell'oggetto un qualcosa di sensato. Quindi a questo punto cosa faccio? Vado a definire un costruttore public nodo, ricordatevi mai il tipo di ritorno, e vado a definire i due parametri che vado a mettere, quindi int valore e nodo, virgola, scusate, nodo spazio prossimo. E ovviamente qui dentro vado a mettere this.valore uguale valore e this.prossimo uguale prossimo. A questo punto, nella mia lista di interi, invece di fare questo, vado a mettere testa uguale new nodo i virgola testa. Quindi il costruttore mi fa automaticamente l'operazione di generazione. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che io non devo sapere che dentro il nodo ci sono due attributi prossimo e valore che devo impostare. Semplicemente creo un nodo e o meno informazioni. Quindi l'incapsulamento, l'information hiding, hanno un primo passo
diciamo così, sintattico, in cui io non posso accedere direttamente agli attributi. E un secondo passo, un secondo livello, che è quello di andare a nascondere i dettagli. Quindi non soltanto incapsulo, ma vado a nascondere decisamente tutti i dettagli. Quindi il fatto che io abbia quei due attributi con quei tipi specifici è un qualcosa che non vedo, perché semplicemente creo un nuovo nodo, gli dico il valore e qual è la testa, e basta. Per commentare o decommentare un insieme di righe, una volta che le selezionate, potete fare command, io in realtà ho command, non so, su Windows, e slash 7. Quindi in realtà lo potete anche fare con source, avete toggle command, toggle comment, e lì avete la combinazione di caratteri. Control 7, grazie. Lo trovate comunque nel menu e quindi avete tutte le scorciatoie. Quindi, tornando a nodo, vediamo che a questo punto i nostri setter non sono più necessari. Non sono più necessari perché tendenzialmente nel momento in cui abbiamo creato un nodo con un valore e un prossimo, questi non andiamo più a modificare. Cioè il valore, una volta impostato, non lo cambio. Okay? Almeno non per le funzionalità che però in momento abbiamo definito nella nostra lista. Ok? Perfetto, abbiamo ragionato a questo punto soltanto in termini di classi. Abbiamo menzionato un attimo fa i package, ma non li abbiamo utilizzati. Ecco, queste due classi, lista interi e nodo, potrebbero essere due ottimi candidati a essere messi all'interno di un loro package di implementazione delle liste. Per cui, qui, all'interno del mio progetto, potrei andare, vado su SRC, clic destro, New, Package, e vado a creare un nuovo package. Quindi, qui vado a creare un nuovo package che andrò a chiamare liste. Vedete che qui liste vi viene visualizzato con questo icona del pacchetto, e vado a mettere lista interi e nodo all'interno di questo package, li trascino semplicemente. Vedete che a questo punto faccio il package perché queste due classi ragionevolmente sono un tutt'uno che posso andare a mettere dentro un package. Quindi se io voglio un modulo che posso riutilizzare in tanti contesti, ecco, metto un insieme di classi che possono essere riutilizzate assieme all'interno di un package. In modo che se mi servono le liste, cosa faccio? Non vado a prendere sparsi una serie di classi, lista interi, nodo, eccetera. Vado a prendere il package liste e quello è quello che mi serve per andare a implementare le liste. E quindi ricordatevi che l'idea è che una volta che ho scritto il codice, se l'ho scritto bene, posso prenderlo e riutilizzarlo tante volte. Quindi dentro il mio package liste trovo le due classi, liste interi e nodo.
Cosa vuol dire andare a mettere dentro un package? Vuol dire che innanzitutto, se io vado a prendere liste interi, scusate, questo, liste interi, qui vado a dichiarare che la classe lista interi si trova nel package liste. Ok? Quindi dichiaro che quella classe appartiene a un package. Primo passo. Nodo, anche lui, sta nel package liste. I package definiscono un nuovo contesto o scope di visibilità. Per cui una cosa che noi non abbiamo notato all'inizio, ma che probabilmente ho menzionato più volte nelle lezioni precedenti, quelle registrate, è che automaticamente quando due classi stanno nello stesso package possono vedersi l'un l'altra senza nessun problema. Tutto Tuttavia, se notate la struttura, le due classi lista interi e nodo stanno dentro il package liste, mentre invece, esempio, lista interi sta al di fuori di questo package. Quindi, esempio lista interi non può più vedere direttamente le classi lista interi e nodo, ma bensì deve andare a importare le classi che usa e che stanno nell'altro package. Per cui, esempio lista interi, quassù vedete, riporta un import liste, quindi nome del package, punto nome della classe. Okay? Quindi andiamo a importare la classe che utilizziamo. Quindi, ogni volta che devo accedere a una classe che sta in un altro package, devo utilizzare l'import in questo modo, oppure in alternativa, ma è un qualcosa che di solito non si fa, andare a utilizzare il nome completo. Quindi, invece di andare a mettere liste interi, io potrei andare a mettere liste.lista interi. Okay? Questo nome che vedete qui, tutto questo, è quello che si chiama, se riesco a evidenziarlo in maniera corretta, il fully qualified name. Il nome completo. Quindi il nome vero della classe lista interi, una volta che si trova dentro il package liste, è liste, nome del package, punto lista interi. E il nome completo. Quindi se volete il nome e nome della classe, il cognome e il package. Domanda, nella classe lista interi non importiamo la classe nodo perché si trovano nello stesso package, esattamente. Lista interi e nodo li abbiamo messi tutte e due nello stesso package e quindi non è necessario fare l'import. Quindi vedete che il package mi definisce già un altro contesto, come quando vado a accedere agli attributi di una classe dall'interno di un metodo della stessa classe, non è necessario mettere il this, non è necessario nulla perché automaticamente ho la visibilità. Anche in questo caso, quando due classi stanno nello stesso package, si vedono tranquillamente senza dover fare import. Allora, osservazione giusta sulla chat, adesso ci arriviamo. A questo punto, il package è un nuovo contesto. Abbiamo detto che però public mi dice tutto il mondo, private solo la classe. Nel contesto della mia lista di interi, la classe nodo
è una classe che è utilizzata soltanto da liste interi ed è una classe che ragionevolmente chi sta fuori dal package non dovrebbe neanche vedere. Ovvero, il mio esempio lista interi vuole utilizzare la lista interi, ma non gli interessa nulla di come è fatto dentro, ovvero che ha un nodo. Allora, domanda, cos'è un bin? Allora, non so cosa sia un file bin, in Java non esistono, quindi verifica di avere la prospettiva giusta e le versioni giuste. Quindi, completando il nostro discorso, il nostro nodo, invece di renderlo pubblico, quindi visibile a tutto il mondo, sarebbe bello limitarlo in termini di visibilità a un contesto più limitato che quello del package. E questo io lo posso fare togliendo public e andando sostanzialmente a non mettere nulla. Quindi non metto public, non metto nulla e questo sostanzialmente è quello che si chiama la visibilità di package. Quindi se non metto né public né private, quell'elemento lì ha una visibilità di package. Quindi all'interno di liste interi che stanno nello stesso package lo vedo tranquillamente. Da esempio lista interi che sta in un altro package, non posso accedere in nessun modo a questa classe. Quindi l'idea è tutti i dettagli li nascondo. La classe nodo, come è fatta, come funziona, la nascondo. Ok? Quindi l'idea è, applico incapsulamento information hiding non soltanto a livello delle classi, ma anche a livello di package. La domanda è, si dovrebbe creare un costruttore per lista interi? Volendo sì, ma non necessariamente. Ok, torniamo ai costruttori. Io qui non ho messo un costruttore perché ho sfruttato quella che è l'inizializzazione standard di Java degli attributi, ovvero i riferimenti a null e il conteggio a zero. Quindi, come dicevo prima, queste inizializzazioni a null e a zero sono assolutamente inutili. Posso sicuramente andare a mettere un costruttore, quindi public, lista interi. Non ho parametri, nel senso che la lista la creo vuota. E posso andare a dire testa uguale a null e conteggio uguale a zero. Ovviamente questo è ridondante rispetto all'inizializzazione cosiddetta inline. Questa è l'inizializzazione inline. In linea. Quindi potrei non mettere nulla, tanto viene inizializzato così. Posso fare l'inizializzazione inline oppure posso andare a mettere un costruttore. E quindi queste tre alternative, se io voglio inizializzare in quel modo, sono assolutamente equivalenti. Per quanto riguarda invece il nodo, no, abbiamo visto che il costruttore di nodi invece va a prendere degli attributi e quindi me li costruisce correttamente. Domanda, la classe lista interi resta pubblica perché per l'appunto è la parte del package che è visibile all'esterno e che noi utilizziamo per accedere alle funzionalità che sono
realizzate dall'insieme di classi che sono nel package. Esattamente. Se io qui in lista interi provassi a mettere, ad esempio, un import liste.node, nodo, scusate, il compilatore mi dice guarda che nodo non è visibile, quindi non lo puoi utilizzare. Chi ha progettato quel package ha deciso che nodo è qualcosa che non deve essere visibile all'esterno e quindi la classe esempio lista interi che sta al di fuori del package non potrà accederlo. Ripeto, il vantaggio di nascondere questi dettagli è che io all'interno del package liste posso andare a fare qualunque cambiamento. L'unica cosa che devo garantire, perché tutto continui a funzionare, è che i metodi add, testa e quanti continuino a funzionare e si chiamino così. Poi che utilizzino un nodo oppure decido di cambiare, invece di utilizzare la classe nodo, utilizzo un array, questo è un qualcosa di nascosto che non vedo. Domanda liste.console.listainteri, non so perché liste.console, perché il nome del package è liste, quindi non dovrebbe esserci console. Scusate, sto scorrendo le domande. Mi pare di aver risposto a tutto. Domanda, se importiamo tutte le classi del package, allora, già che ci siamo, in alternativa a fare questo import di liste.listainteri, posso anche fare un import minuscolo liste.asterisco. Questo che cosa fa? Importa tutte le classi pubbliche che stanno dentro il package liste. Quindi, anche con l'asterisco io comunque importo soltanto le classi pubbliche. Okay. L'altra domanda è, ma se la classe lista interi di fatto utilizza nodo, perché non dobbiamo importare nodo? Non dobbiamo importare nodo perché sostanzialmente che cosa fa il compilatore? Qui lui vede esclusivamente la classe lista interi e quindi il compilatore che cosa deve fare quando legge questo codice? Deve andare a garantire che lista interi sia una classe che esiste, ok? E l'abbiamo importata, quindi lui sa che c'è e si trova in un altro package. Passo 1. E quindi deve sapere che, ad esempio, sia possibile chiamare un costruttore e che questo non richiede dei parametri. Di nuovo, avendola importata, lo sa. Deve andare a verificare che esista un metodo che si chiama add. Quindi, avendo importato liste interi, lo sa, e idem per tutti i metodi successivi. Deve sapere i tipi. La chiamata vera e propria non la fa il compilatore. Il compilatore semplicemente dice, a quel punto, prendi il riferimento L, chiama il metodo add definito in liste interi e basta. Quindi, qui, il compilatore non sa nulla di cosa c'è all'interno di lista interi. E non gli interessa, perché lista interi è stato compilato separatamente. La convenzione per i package è tendenzialmente di scriverli tutti minuscoli, sì. Un nome di package che di solito viene utilizzato, una convenzione che viene utilizzata per i package è quella di utilizzare il nome del dominio dell'azienda in cui si lavora al contrario. Quindi liste potremmo ridefinirlo come rename, ok, salviamo tutto quanto c'è già sospeso, invece di liste
visto che noi siamo il Politecnico, potremmo chiamarlo T. Punto Polito, punto informatica L3, laurea triennale, punto programmazione oggetti, punto liste. Ok? E quindi it.polito sostanzialmente dovrebbe essere il prefisso per tutti i package generati al Politecnico, informatica L3, inf L3 sta a indicare i package definiti nel contesto della laurea triennale in informatica, PO indica che stiamo facendo riferimento al corso e poi liste invece è il nome del package vero e proprio. Quando utilizziamo la notazione puntata, che cosa succede in pratica? Succede che Java, in realtà anche Eclipse, si aspetta che ci sia una struttura di folder e sottofolder. Quindi, se voi andate ad aprire la cartella in cui si trova questo progetto, trovate dentro la cartella SRC una cartella che si chiama IT, al suo interno trovate una cartella che si chiama Polito, al suo interno una cartella che si chiama InfL3, al suo interno una cartella che si chiama PO e al suo interno ancora una cartella che si chiama Liste. E dentro questa ultima cartella che si chiama Liste trovate le due classi che sono Liste Interi e Nodo. Attenzione che sebbene ci sia questa struttura di classi, scusate, di cartelle sotto cartelle, il fatto che io abbia definito una classe dentro, ad esempio, la cartella PO, ecco, le classi che stanno in inf polito, ad esempio, non sono in alcun modo legate a quelle che stanno in inf polito, in IT polito, inf L3 PO liste. Okay? Il cartella sotto cartella è una relazione che Java o package sotto package è una relazione che Java non tiene in considerazione. Okay? Quindi ogni package è storia a sé stante. Quindi se sono nello stesso package, vedo tutto. Se sto in un altro package, devo fare un import e l'import mi permette di vedere esclusivamente le classi che sono pubbliche. Okay? Quindi, tanto per sintetizzare, a questo punto abbiamo se io ho un elemento privato, posso accedere a quell'elemento soltanto da metodi della stessa classe. Se io ho un membro con visibilità di package, ovvero senza né la parola public né la parola private, quindi senza nessun specificatore di visibilità, posso vedere quell'elemento sia dalla stessa classe che da altre classi che stanno nello stesso package. Attenzione che se io ho un elemento pubblico in una classe che ha visibilità di package, i suoi elementi comunque li posso vedere soltanto all'interno dello stesso package. Idem, se ho una classe pubblica, ma ho un attributo o un metodo che ha visibilità di package, quell'attributo o metodo lo potrò vedere di nuovo esclusivamente all'interno del package, ma non al di fuori. Terzo caso, ho un elemento pubblico in una classe pubblica, a questo punto visibilità, quindi scope globale, chiunque può vederlo. Ok? Questo è un po' un riepilogo di come funziona la visibilità in Java. Contesto più piccolo, la classe. Contesto un po' più grande, il nostro package. A questo punto, i tre livelli di visibilità che sono
privato, limitato alla classe, package, limitato al package, oppure pubblico e quindi visibile all'esterno. E il protected, bella domanda, il protected ha a che fare con la generalizzazione o l'ereditarietà. Quindi esiste in effetti un altro livello di visibilità che è quello protected, però ne parleremo quando parleremo di ereditarietà, di inheritance, quindi circa tra 2 settimane. Per member intendo un membro di una classe, ovvero o un attributo oppure un metodo. Quindi membro è il nome che si riferisce collettivamente ad attributi e metodi. Benissimo, a questo punto torniamo un attimo qua e andiamo ad aggiungere un quinto requisito. Posso ottenere una rappresentazione stringa della lista con tutti i suoi elementi, con il metodo come stringa. Quindi string s uguale l punto come stringa. Come possiamo andare a realizzare questo metodo? La risposta a questi e altri interrogativi dopo una breve pausa. Okay? Io faccio le 10:12, diciamo che possiamo prendercela comoda. Alle 10:30 riprendiamo la lezione. Bevetevi un caffè, fate 2 saltelli sul posto e rilassatevi, ci rivediamo tra poco più di 15 minuti. Perfetto, allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a realizzare il nostro metodo come stringa, che ci restituisce una stringa che contiene i contenuti della nostra lista. Come al solito, abbiamo messo prima il metodo e dopo andiamo a implementarlo. Questo è, se volete, un approccio analogo a quello che poi vedremo in maniera un pochettino più dettagliata, che si chiama test driven development, ovvero io faccio uno sviluppo del codice che è basato sui test, in questo caso su degli esempi. Quindi questo è un example-driven development. Cioè, parto dall'esempio e poi scrivo il codice a seguire. Ok? Qual è il vantaggio di questo modo di procedere? È che innanzitutto focalizzo le idee su che cosa mi serve come utente di una classe o un insieme di classi, e poi dopo mi metto a scrivere effettivamente il codice. Quindi qui procedo esattamente come prima, quindi chiedo a Eclipse di crearmi il metodo come stringa dentro il nostra classe lista interi. Una possibile soluzione è definire una stringa risultato, che possiamo inizializzare con, ad esempio, una quadra.
E che sarà quello che vado a restituire in fondo. Ok? Metto tutto tra quadre, quindi più uguale a chiusa quadra in fondo, prima di restituirlo. Così ovviamente funziona se la stringa è vuota. Cosa devo fare? Devo andare a scrivere un ciclo che mi permetta di andare a scandire tutti gli elementi. Opzione 1, uso un ciclo for. Opzione 2, uso un ciclo while. Iniziamo col ciclo for, che è un po' più anomalo, perché il ciclo while credo che sia un qualcosa che insomma, avete già visto e utilizzato un sacco di volte in C. Ciclo for in Java mi permette di andare a definire un nodo corrente uguale a testa, corrente diverso da null e corrente uguale corrente punto get prossimo. Lo metto a capo così lo riusciamo a vedere meglio. E ingrandisco così. Ok. Quindi dichiaro una variabile indice che mi permette di andare a eseguire il ciclo for di tipo nodo. Dichiarata qui, la variabile sostanzialmente ha una visibilità che è limitata al costrutto for. Quindi non devo necessariamente avere una variabile che è visibile in altri punti. Lo inizializzo uguale alla testa della mia lista. Continuo a iterare finché corrente è diverso da null. Corrente uguale a null vuol dire che ho raggiunto l'ultimo elemento. E poi il prossimo elemento è corrente.getProssimo. A questo punto res più uguale andiamo a mettere corrente.getValore. Okay. Ovviamente questo non mi mette le virgole, quindi dovrei fare un res più uguale virgola spazio prima di ogni elemento. Ovviamente non devo mettere la virgola prima del primo elemento. Okay? Quindi corrente uguale testa. Avete presente, avete già utilizzato, sapete il significato del costrutti condizionali come questo, quindi assegnazione condizionale, ok, quindi sapete come funziona. Quindi se corrente è uguale a testa, quindi sono all'inizio, allora metto una stringa vuota, altrimenti metto una stringa che contiene virgola spazio. Dopodiché concateno il valore e ho fatto. Okay? Quindi andiamo a verificare se effettivamente funziona. Quindi andiamo a vedere nella nostra stampa, nel nostro programma di esempio e facciamo un system out println della nostra stringa. Quindi se non ho commesso errori, 3,5, quindi corretto. Uh,
Quindi questa è una possibile soluzione, direi tutto sommato simile a quella che avreste potuto scrivere in C, forse con la piccola differenza della sintassi un po' diversa del for, con la variabile che ha una visibilità limitata al corpo del ciclo for. Quindi durante le iterazioni questo corrente è visibile, dopo non è più visibile. E questo consente anche di andare a mettere tanti cicli for che utilizzano ad esempio la stessa variabile i, tanto per utilizzare un nome un po' inflazionato, senza avere problemi di interazioni o interferenze tra un ciclo for e l'altro. Qual è domanda, potevamo usare anche la variabile, potevamo anche utilizzare la variabile conteggio, quindi conteggiare da 0 a conteggio per l'appunto, e andando ogni volta a prendere il prossimo. Però visto che tanto comunque il prossimo elemento lo devo prendere, sì, funzionava lo stesso, ma non mi dava grossi vantaggi. Sì, si poteva utilizzare il contatore. Allora, esatto, arriviamo all'osservazione che vedo adesso in chat su una funzione ricorsiva. Allora, questo tipo di soluzione presuppone che la classe lista interi sappia com'è strutturata la classe nodo, ovvero che ci sia questo riferimento prossimo all'elemento successivo. Ok? In questo caso specifico può avere senso. In generale è preferibile che get valore cosa mette in res? Allora, questa riga qui sostanzialmente equivale a scrivere res uguale res più corrente valore, che diciamo alla prima iterazione è uguale a dire res è uguale a il valore precedente di res, che quindi è la quadra che abbiamo inizializzato qua, aperta, più il valore corrente, che è un intero. Quindi il risultato è sostanzialmente di mettere quadra più la versione stringa dell'intero che mi viene restituito da valore, che sarà 3. E quindi il risultato è una stringa che è quadra 3. Okay? Il più di concatenazione delle stringhe è in grado di concatenare una stringa con qualunque altro tipo di valore. Sostanzialmente converte qualunque altro tipo di valore in una stringa. E dopo fa la concatenazione tra le stringhe. Torno indietro a quello che stavo dicendo un attimo fa. In generale è bene che una classe sappia delle altre classi il meno possibile. Quindi il fatto che sappia che c'è un attributo che si chiama prossimo, che io possa iterare in questo modo, potrebbe non essere ideale. Ok? Quindi un altro modo è quello di andare a definire un metodo all'interno della classe nodo che mi permetta di fare l'operazione dall'interno della classe nodo. Quindi la classe nodo conosce come è strutturata, conosce il prossimo e quindi lì dentro andare automaticamente a
fare l'operazione. Quindi scusatevi, non volevo fare questo. Qui dentro, dentro la classe nodo, io posso andare a mettere un string come stringa in modo ricorsivo. Quindi sostanzialmente il risultato è uguale a la stringa vuota più valore. Okay? Non posso assegnare un intero a una stringa. Okay? Devo dire concateno una stringa, mettiamoci la virgola, poi vediamo come semplificare, con il valore. Ok? Poi vado a prendere i prossimi, uguale prossimo punto come stringa, e poi vado a fare un return di res più prossimi. Quindi in questo modo vado a prendere, genero il mio valore e poi vado a chiedere al prossimo di generare il suo, il quale concatenerà il suo con quello successivo, eccetera, eccetera. Quindi il modo più semplice di convertire un numero intero in una stringa è esattamente quello di concatenare la stringa vuota con il valore. Okay? È un... diciamo, non è il modo diretto, è una scappatoia, ma è quello più compatto da scrivere. Quindi, invece di fare questo loop, che vediamo qua, potrei andare a dire res uguale più uguale a testa punto come stringa. Okay. Come funziona come stringa? Come stringa arriva qua, crea una stringa con virgola e il valore corrente, quindi sono sul primo nodo, metto virgola, valore corrente, numero che contengo, e poi vado a chiedere al prossimo elemento di convertire anche lui come stringa e concateno la stringa che ho creato quassù con la stringa che arriva da tutti quelli successivi. Okay. A questo punto, come giustamente mi fate notare in chat, c'è un piccolo problema. A un certo punto, prima o poi, prossimo sarà nullo, nel senso che questa lista finirà prima o poi. E quindi, se io faccio prossimo punto come stringa, quando prossimo è uguale a null, cosa succede? Risultato null pointer exception. Ok? Quindi... posso fare if prossimo uguale a null, anzi scusate, è diverso da null, vado a fare così, altrimenti
altrimenti in realtà non faccio niente, nel senso che non devo andare a mettere le altre stringhe. L'altra cosa è, per l'appunto, è che in questo modo io ho tutti i valori sono cresciuti di una virgola, quindi mi conviene andare a mettere lo faccio così, return valore più virgola più prossimo come stringa, altrimenti return. Se il prossimo è nullo, ritorna, diciamo stringa vuota, mettiamoci uno spazio se preferite, più valore. Ok, quindi se c'è un prossimo elemento, restituisco il mio valore, seguito da virgola, seguito dal prossimo come stringa. Quindi chiamo ricorsivamente il metodo come stringa sul prossimo elemento, il quale restituirà il proprio valore e virgola e quelli che seguono. Se invece il prossimo è nullo, quindi sono sostanzialmente nell'ultimo elemento, allora restituisco semplicemente il mio valore numerico. Ok? Quindi a questo punto, nella mia lista di interi, invece di andare a fare una scansione, cosa faccio? Chiamo il metodo come stringa sulla testa e a questo punto la testa restituirà, andrà a costruire, come abbiamo appena visto, una stringa in cui mette il proprio valore seguito da virgola, seguito da la stringa di tutto quanto segue. Ovviamente è possibile anche che testa sia nullo, quindi se testa è diverso da null, allora vado a mettere questo contenuto, altrimenti vuol dire che la mia lista è vuota e quindi ho semplicemente aperto e chiuso il quadro. Domanda, cosa fa questa istruzione qui? Allora, è un'espressione condizionale. Sostanzialmente la parte che precede il punto e virgola viene valutata come valore booleano, quindi mi dice se corrente uguale a testa, vero oppure falso. Se l'espressione che precede il punto interrogativo è vera, allora viene restituito al primo valore. Se invece questa espressione è falsa, viene restituito il secondo valore, quello che segue i due punti. Quindi sostanzialmente condizione, punto interrogativo, valore, nel caso in cui la condizione sia vera, due punti, valore falso. Okay. È esattamente identico alle espressioni condizionali che ci sono in C. L'unica differenza è che, ovviamente, essendo in Java, la condizione deve essere un valore booleano, non può essere un intero. Okay. A questo punto il metodo come string non è definito per la classe string perché probabilmente l'hai chiamato su una stringa e non su un nodo. Quindi io chiamo il metodo come stringa sul prossimo elemento. Il prossimo elemento cosa farà? Farà esattamente la stessa cosa, quindi metterà il proprio valore seguito da virgola, seguito da il prossimo elemento. E quindi
Questo è un metodo ricorsivo. Attenzione che il metodo non è un metodo come una funzione ricorsiva. In realtà, ogni volta che chiamo il metodo come stringa, viene chiamato su un oggetto che è diverso, che è il prossimo. Quindi il metodo è lo stesso, ma l'oggetto su cui viene invocato è un altro, il prossimo elemento della lista. Attenzione perché questo è importante, altrimenti avrei un ciclo senza fine. Quindi è prossimo, se fosse un metodo ricorsivo, veramente ricorsivo, invece di prossimo dovrei mettere this. Però a quel punto, ovviamente, continuo a chiamare come stringa su me stesso ed è un ciclo senza fine. E in realtà vado sul prossimo, chiedo di eseguire lo stesso metodo che sto eseguendo io, lui lo esegue e chiede al suo prossimo di chiamare lo stesso metodo come stringa, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto verifichiamo di non aver scritto delle stupidaggini, eseguiamo il codice, ete 3 e 5. Okay, c'è uno spazio di troppo, ma perché sostanzialmente, ecco qui, ho messo uno spazio, ma se lo tolgo, tre e cinque. A questo punto vediamo un po', ad esempio, cosa succede se vado a fare un system out println di new lista interi, aperta chiusa tonda, punto come stringa. Vedete che io qua creo un nuovo oggetto lista interi, chiamo il metodo come stringa e lo stampo. Giusto per vedere se funziona anche nel caso in cui di stringa vuota. Vedete che funziona correttamente. Ok? Allora, alcune domande. Qui, se io ho un... non metto questo, ma semplicemente faccio return... ve lo commento così lo vediamo subito. Se faccio un return valore, il compilatore mi dà un errore perché mi dice, attenzione, mi aspettavo un valore di tipo stringa. Che cosa ho ottenuto? Qui è un intero e quindi mi dà una convenzione, mi dà un errore di conversione. Okay. Come faccio a convertire? Allora, la versione diciamo compatta è un po' diciamo, scorciatoia, è questo di concatenare con la stringa vuota. In realtà ci sono una serie di classi in Java, in particolare esiste una classe che si chiama integer. Che ha un metodo che si chiama toString, a cui posso passare un valore intero che verrà convertito in una stringa. Okay, quindi questa è la conversione ufficiale che viene fatta. In realtà questo è quello che il compilatore di fatto esegue prima di fare la concatenazione. Quindi il compilatore sa che una stringa la converte, sa che un intero lo converte in stringa con questo metodo e lo concatena con la stringa vuota. Quindi questo è il modo, se volete, corretto di farlo. Domanda, perché la funzione ricorsiva non necessita di essere public? Allora, non necessita di essere public perché così, ma in realtà tutte le altre, get valore, set valore,
il prossimo e se prossimo, possono tranquillamente avere una visibilità di package. Perché sostanzialmente da chi vengono utilizzati questi metodi? Vengono utilizzati da lista interi che si trova nello stesso package. In ogni caso, la classe di per sé ha già una visibilità di package, quindi che io li metta pubblici o privati non cambia assolutamente nulla. Quindi, di fatto già la classe ha una visibilità di package, quindi se il metodo ha una visibilità di public, comunque non importa perché la visibilità della classe riduce già la visibilità complessiva di tutti i metodi. L'ultima espressione che ho scritto sostanzialmente sostituisce quella che abbiamo sopra. Ok, sì. Il metodo integer toString prende un intero e lo converte in una stringa. Allora, torniamo un attimo, allora, salvo questo. Torniamo qui, quindi che cosa faccio qui? O utilizzo il ciclo, però a questo punto ho la necessità di sapere i contenuti del nodo, quindi sapere come è fatto, oppure chiamo il metodo come stringa sul primo dei nodi, il quale si occupa di tutto, di stampare se stesso e tutti i nodi successivi. Se volete, questa seconda variante è molto più conforme al principio dell'information hiding rispetto a quella precedente, perché effettivamente evita che la classe lista interi, che stiamo vedendo qui, debba conoscere per forza come è fatto il nodo. E quindi insomma, mi dà un po' insomma, chiusura dei dettagli che non sono necessari. Di fatto, tra questa soluzione in cui io vado a pescare tutti i nodi, li scandisco, vado a pescare il valore, lo concateno, eccetera, questa è una soluzione che applica il principio di delega. Invece di fare io classe string, classe lista, la scansione di tutti gli elementi, delego al nodo di prendere se stesso e convertirsi, lui e tutti quelli che seguono. Ovviamente un nodo, non va a chiedere a scandire tutti gli altri nodi, ma semplicemente converte se stesso e poi delega il nodo successivo a convertire se stesso e quelli che seguono. In questo modo io ho una conoscenza molto limitata. La lista conosce il primo nodo e gli chiede di convertirsi in stringa. Ogni nodo conosce quello successivo, il quale si converte in stringa e chiede al successivo di convertire se stesso e quelli che seguono. Quindi delego l'operazione che altrimenti avevo fatto quassù prima, in maniera esplicita di andare a fare la scansione. Ok? Abbiamo fatto sostanzialmente il nostro primo mini progetto di due classi, okay? Quindi la struttura minima, ma
sommato insomma, un po' meno che banale della classe isolata come nel caso precedente. Domanda, non c'è esattamente, non c'è collisione tra i nomi come stringa perché le due classi sono diverse. Quindi il come stringa che vedo qui è all'interno della classe lista interi. Il come stringa che vedo qui è dentro la classe nodo e quindi sono completamente separati. Okay. Qui dentro, nella mia, nell'esempio, cosa faccio? Non vedo il nodo, vedo soltanto i metodi pubblici della lista e quindi chiamo il metodo come stringa. Okay. Benissimo, a questo punto qualche parola in più sulla classe integer e le classi sorelle che vengono chiamate classi wrapper. Domanda, perché il metodo come stringa nella classe nodo non ha public? Non ha public perché sostanzialmente il metodo come stringa in nodo viene richiamato dal metodo come stringa della lista. Quindi, esattamente come tutti gli altri metodi della classe nodo, viene utilizzato esclusivamente da un'altra classe che sta nello stesso package e quindi è inutile che metta public. Non mettendo nulla, sto dicendo che lui, come tutti i metodi precedenti, scusate, come tutti i metodi precedenti dentro la classe nodo che ho modificato un attimo fa, hanno una visibilità di package. Quindi le classi wrapper che cosa sono? Sono una serie di classi che permettono di andare a incapsulare, avviluppare i tipi primitivi. Da cosa nasce questa esigenza? Nasce dal fatto che il linguaggio Java non è un linguaggio puramente ad oggetti, nel senso che, come abbiamo detto introducendo il linguaggio, ci sono alcuni tipi che sono detti tipi primitivi. Interi, floating point, booleani, eccetera. Questi non sono oggetti, quindi in un linguaggio orientato agli oggetti ideale noi avremmo che qualunque cosa è un oggetto. In Java, sostanzialmente per motivi di efficienza, i tipi primitivi non sono degli oggetti, sono un qualcosa di leggermente diverso. A volte però è comodo voler trattare anche i tipi primitivi come degli oggetti, per cui sono state definite queste classi dette classi wrapper. Un'altra motivazione per andare a definire queste classi wrapper è che sono il luogo ideale in cui andare a mettere tutte le operazioni di conversione. Okay? Il toString di prima è definito dentro la classe integer. Le classi wrapper sono queste, quindi per ogni tipo primitivo sostanzialmente c'è una classe wrapper corrispondente che si chiama esattamente allo stesso modo ma con la maiuscola iniziale, tranne int che ha una classe wrapper che si chiama integer.
Quindi, a parte questa eccezione, per tutte le altre classi, nome del tipo primitivo, iniziale maiuscola, è il nome della classe wrapper. Se volete, anche le stringhe sono delle classi wrapper, ok? Che racchiudono gli array di caratteri. A noi interessano per lo più però le classi wrapper di tipo numerico, per cui integer, long, double e float. Tutte queste classi hanno un metodo che si chiama, ad esempio, int value, eccetera, eccetera, che estrae dall'oggetto della classe wrapper il valore, un metodo toString che permette di convertire in stringa e un metodo valueOf che permette di leggere una stringa e convertirla nel tipo corrispondente. Se andiamo a considerare la classe integer, le varie conversioni tra int, integer e string sono quelle che vediamo riepilogate qua. Quindi, sostanzialmente, se io voglio convertire una stringa in un int, ho integer.parseInt. Okay? Oppure posso fare string.valueOf, oppure posso fare integer.toString di int. Se voglio convertire un int in un integer, semplicemente faccio new integer di i. Viceversa, posso fare, dato un oggetto della classe wrapper integer, posso fare un int value e ottengo il valore int. Ovviamente posso anche fare le conversioni tra integer e string utilizzando questi vari metodi. Integer.valueOf di una stringa ottengo l'integer, posso fare new integer a partire da una stringa, oppure posso fare oggetto della classe integer.toString e ottengo la stringa corrispondente. Un'altra alternativa è quella di utilizzare una classe che si chiama Scanner. Ne parleremo poi in maniera un pochettino più approfondita quando parleremo di input-output. Sostanzialmente io posso inizializzare un oggetto di tipo Scanner con una stringa e automaticamente andare a chiedergli di leggere tutti i valori che sono contenuti all'interno di quella stringa. Per cui posso fare, ad esempio, next int, e questo mi permette di andare a leggere il prossimo intero che la classe Scanner, l'oggetto della classe Scanner, è in grado di convertire a partire dalla sequenza di caratteri che ci sono nella stringa in cui è stato inizializzato. Value of integer sostanzialmente sì, sono l'equivalente di A2I e I2A in C. Con qualche piccola differenza di sintassi, ma le funzionalità sono esattamente quelle. Una caratteristica molto utile delle classi wrapper è che a partire dalla versione 5 di Java, sono convertite in maniera automatica nei corrispondenti tipi primitivi e viceversa, un tipo primitivo viene automaticamente convertito nella classe wrapper, per cui io posso fare un'assegnazione diretta. Okay? Per cui, se io ho i che è un oggetto integer e j che è un int,
posso tranquillamente andare a scrivere j uguale a i più 5. Perché? Perché i verrà convertito in intero, verrà sommato a 5 e il risultato verrà messo in j. E questo viene fatto in maniera automatica perché il compilatore aggiunge questo punto int value e mi fa la somma. Posso anche andare a dire che i uguale a j più 2, perché automaticamente, implicitamente, il compilatore cosa fa? Andrà a mettere un new integer del risultato di j più 2. Questa caratteristica è nota come autoboxing nel caso del new integer e auto-unboxing nel caso dell'interno. Quindi l'autoboxing mi permette di fare una conversione immediata e veloce tra i tipi primitivi e i corrispondenti classi wrapper. Questo, se da un lato è molto utile, dall'altro mi crea una serie di inefficienze che però non sono evidenti. New integer di 2, no, non creo una stringa, ma creo un oggetto integer. Qualche piccolo esempio. Allora, vi creo una nuova classe esempi wrapper. Quindi lo facciamo sull'int, possiamo farlo sui long, sui double, sui float, sostanzialmente la stessa cosa. Quindi io ho un tipo primitivo e ho un wrapper. Questi due sono sostanzialmente equivalenti, nel senso che possono andare a memorizzare lo stesso tipo di valore. Quindi posso andare a dire i uguale 2 e VI uguale a new integer di 3. E questo è il modo standard di scrivere la creazione di un oggetto di classe wrapper. In realtà, con l'autoboxing, posso scrivere soltanto WI uguale 3. Il compilatore di fatto, scoprendo che 3 è un intero, WI è un integer, cosa fa? Mi trasforma questa scrittura qui in quella immediatamente precedente. Quindi mi permette di scrivere del codice decisamente più compatto. E ovviamente posso fare anche l'operazione inversa. Tanto per darvi un'idea, un modo allora, a me barra secondo integer. Allora, evidentemente avete utilizzato una versione di Java che non era Java 1.8. Quando avete creato il progetto avete utilizzato Java 11. Okay. Se voi andate nel progetto, fate clic destro
proprietà e andate su Java Compiler, qui dovreste trovare 1.8. La cosa mi sembra veramente strana perché allora, torno un attimo qua. Allora, sì, il costruttore di integer è stato deprecato recentemente, però è un qualcosa che non dovrebbe avvenire se scegliete 1.8, quindi c'è qualche malfunzionamento. Okay? Usando la compatibilità 1.8, questo è un warning che non dovreste vedere. Allora, è un warning, quindi non è un errore, ignoratelo tranquillamente. A volte succede... quando nell'evoluzione di una libreria, di una classe, si decide di rimuovere un metodo. Ovviamente io non lo rimuovo subito, altrimenti tutti quelli che stanno utilizzando quel metodo, cosa succede? Hanno del codice che non funziona più. Quello che viene fatto di solito è andare a dichiarare il metodo come deprecato, quindi sostanzialmente dicendo a chi scrive del codice nuovo: guarda che questo metodo non dovresti utilizzarlo perché in un futuro potrebbe essere eliminato. Quindi questo è il significato del deprecato. Non dovrebbe darvi questo tipo di warning scegliendo Java 1.8 perché per l'appunto è un qualcosa che nel Java 1.8 non era deprecato, ma è stato deprecato successivamente. Comunque, potete tranquillamente ignorare il problema. Allora, vedremo più avanti alcuni esempi in cui utilizzare un integer rispetto a un int dà dei vantaggi. Per il momento l'unico vantaggio che abbiamo nell'avere queste classi è che se io voglio andare a convertire un intero in una stringa, scusate, una stringa in un intero, posso farlo con i uguale integer.parseInt. E quindi questo mi prende la stringa, elabora e mi genera l'intero corrispondente. E posso fare ovviamente il viceversa facendo string s uguale integer punto toString di o in alternativa s.s uguale integer punto value of s. Scusate di... No, è il contrario. Se dovessero essere messe delle lettere,
come le tradurrebbe. Se io metto qui x 42, il risultato è number format exception. Quindi se questo è un intero, bene, altrimenti viene generato un errore. Okay. Non è molto flessibile in questo. Domanda, ma quindi nei metodi delle classi wrapper possono essere utilizzati senza creare un'istanza dell'oggetto, ma facendo soltanto nome classe wrapper punto metodo. Questo per le classi create da noi non funziona. Allora, funziona anche per le classi create da noi, ma non con i metodi normali che abbiamo visto finora. I metodi parseInt, toString, eccetera, sono dei cosiddetti metodi di classe. Ovvero sono dei metodi che io posso definire all'interno di una classe e che possono essere invocati senza dover specificare un oggetto. Ad esempio, se io ho bisogno di una funzione che mi raddoppia un valore, volendo mettere qui public int doppio int i, che mi fa un return i 2 i, per utilizzare questo metodo, essendo dentro la classe, non se riusciamo a ingrandire, essendo dentro la classe esempi wrapper, cosa dovrei fare? Dovrei andare a creare un oggetto di questa classe, quindi dovrei fare esempi wrapper oggetto uguale new esempi wrapper, e poi fare oggetto punto doppio 5, o quello che volete. Ovviamente questo è un modo molto complicato, cioè io vorrei chiamare il metodo doppio senza dover creare un oggetto che tanto è vuoto, non ci sono attributi. Quindi quello che posso fare è, invece di fare così, dichiarare questo come metodo di classe. E come faccio a dichiararlo come metodo di classe? Andando a mettere la parola chiave static. Questa parola chiave sostanzialmente mi dice metodo di classe. Non necessita di un oggetto per essere chiamato. Quindi lo static, che tra l'altro avevamo già visto nel main, è per l'appunto un modificatore di metodo che mi dice questo metodo non necessita di un oggetto per poter fare la chiamata. Quindi, se io lo dichiaro in quel modo, posso tranquillamente andare a scrivere doppio di 5 senza nulla, perché mi trovo nella classe, oppure, volendo essere espliciti, andare a dire che voglio prendere il metodo doppio che si trova nella classe esempi wrapper. Quindi, metodo static vuol dire non serve l'oggetto.
Se ci pensate, anche per il main ha senso dire che deve essere static. Perché? Perché io voglio chiamare il metodo main senza dover prima creare un oggetto. Chiamo direttamente il metodo main, non devo creare necessariamente un oggetto prima. Quindi i metodi che abbiamo visto in questi due esempi, il parseInt e il toString, di fatto a cosa servono? Servono per fare una conversione, non hanno bisogno di un oggetto a cui appoggiarsi, per cui sono stati definiti all'interno della classe integer come metodi statici. E quindi li posso chiamare appoggiandomi esclusivamente al nome della classe senza creare un oggetto. Di questo vedrete qualche dettaglio in più nella prossima lezione che in una delle prossime lezioni che vi metto a disposizione. Il grosso argomento successivo a questo sarà quello degli array. Vi approfitto prima di chiudere la lezione per informarvi che mercoledì non ci sarà laboratorio, ma ci sarà una lezione, una piccola esercitazione sull'uso di Eclipse e del plugin Subversion, che vi servirà poi per il laboratorio della settimana successiva. Quindi dalle 2 alle 5 e mezza ci sarà, scusate, dalle 4 alle 5 e mezza ci sarà, quindi nell'orario previsto del laboratorio, una lezione online sostanzialmente come questa. Okay? Pratica sull'uso di Eclipse e di Subversion. Direi che con questo abbiamo superato il tempo massimo, quindi termino qui la lezione. Se avete domande o altro, ovviamente su Slack